Dovrebbe essere con noi Giuseppe Conte. Buongiorno. Buongiorno, eccomi. Buona giornata a tutti e a tutti i radioascoltatori. Senta, io ritorno da dove ho cominciato con la rassegna stampa, il discorso di Draghi a Rimini. Mi dia il suo giudizio su quelle parole. Guardi, io al di là adesso del singolo discorso ritengo che il governo uscente abbia fatto bene su alcuni punti, il completamento della campagna vaccinale, ha completato anche il piano nazionale di ripresa e resilienza e lo ha presentato a Bruxelles e lo ha avviato, però adesso qui dobbiamo stare molto attenti perché al di là dei primi passaggi attuativi ho molta preoccupazione del ritardo che stiamo accumulando su vari fronti, soprattutto perché i centri di spesa territoriali, parlo di regioni e comuni, notoriamente non sempre esprimono una omogenea capacità amministrativa, quindi dobbiamo assolutamente premere perché tutto possa essere realizzato in tempo. Per il resto, l'ho detto ieri, l'eredità che lascia sul piano dell'agenda ecologica e sociale è un'eredità molto contenuta, molto modesta, insomma si poteva fare di più, ma soprattutto guardi, sulla questione ecologica c'è un equivoco politico che si sta accumulando. Tutti a parlare di contrapposizioni, vecchi schemi di contrapposizione bipolare, no? Schemi ideologici, schemi tradizionali. Qui la vera contrapposizione, il vero bipolarismo in Italia, non ce ne stiamo accorgendo, ma è tra chi è fintamente green, chi parla di transizione ecologica ma non è assolutamente disponibile a praticarla, ad attuarla, e invece, se mi permette, il Movimento 5 Stelle, che invece è convintamente al lavoro da tempo per dare non solo una visione ma anche strumenti attuativi per realizzare la transizione green. E vorrei dire che non sto parlando di cose astratte, cioè nel campo del centrodestra, ma anche qui purtroppo il PD è molto dilaniato e diviso, c'è la convinzione che i tempi del 2030 che ci siamo imposti anche in Europa non vadano rispettati, cioè l'emergenza attuale che stiamo vivendo, l'emergenza energetica, anziché spingere a un investimento massiccio nelle rinnovabili, stanno convincendo molte forze politiche, anzi dire tutte le altre forze politiche, al fatto che bisogna ancora lavorare col fossile, addirittura ritornare al fossile. Questa sarebbe una grande iattura, ma non per l'Italia, per l'Europa, per il pianeta. Dobbiamo comprendere che ormai la scarsità delle materie prime, delle risorse naturali, i cambiamenti climatici, il clima sta impazzendo, non abbiamo più tempo da perdere. Lei traccia un scenario dove su un tema molto importante, quello dell'energia, che poi è un tema legato anche all'economia, lo sappiamo, ci sono i partiti del centrodestra e del centrosinistra che tutto sommato non sono così diversi. Io la riporto al tema più generale. Dopo il discorso di ieri, dopo quello che è successo al meeting di Rimini, leggendo i giornali di stamattina, secondo lei c'è aria di nuove larghe intese? Magari senza di voi. Il fatto che non prevede il Movimento 5 Stelle non mi sorprenderebbe. Sì, purtroppo vedo un clima, come dire, qui ci si predispone, anziché una chiarezza di un progetto politico da realizzare per trasformare il paese, purtroppo questo anche con la complicità anche del fatto che molto spesso nei partiti ci sono professionisti della politica, ci si predispone già mentalmente nei discorsi, semmai non ancora esplicitati, al fatto che tanto poi ci si ritroverà lì a governare un po' insieme, ci si accomoderà, eccetera. E d'altra parte mi sembra che soprattutto quelle forze politiche, insomma sono tante, che parlano di agenda Draghi, abbiano questo obiettivo. Anche senza Draghi, attenzione. Cioè l'obiettivo di stare di nuovo tutti insieme, dal PD a Fratelli d'Italia, a Renzi. L'obiettivo di ritrovarsi in qualche modo al potere, a gestire il potere, essendo specialisti del potere, e quindi insomma in qualche modo di riuscire comunque a governare al di là del consenso che avranno, al di là anche del fatto degli italiani si esprimeranno in un modo o nell'altro. Ecco, su questo invece io chiedo veramente, se non vogliamo far ammalare ancora di più la nostra democrazia, chiedo agli italiani, venite a votare. Guardate che è importantissimo partecipare al voto. Scegliete, cercate di discernere tra le varie proposte, non sono assolutamente tutte uguali, e venite a votare. Perché se si crea questa melassa indistinta tra esponenti politici, forze politiche che stanno comunque al di là
dei programmi, degli obiettivi, stanno lì a governare, a gestire il potere, si perde la fiducia dei cittadini e si ammala, si rende ancora più malata la nostra democrazia. Lei sta, bisogna... si immagina da solo all'opposizione nella prossima legislatura? No, guarda, io mi immagino da solo al governo piuttosto che da solo all'opposizione. Beh, è un po' difficile, cioè... dai, però, questa è la battuta da campagna elettorale, però è un po' complicato che prendiate il 50%. Ma guardi, è complicato, però dico anche una cosa, adesso battute a parte. Gli italiani hanno una grande risorsa, cioè, il proprio destino nelle proprie mani, perché c'è un astensionismo pazzesco. Noi l'astensionismo viaggia non è inferiore al 40%, le immagini se quel 40% decide di andare a votare, significa ribaltare completamente tutti i sondaggi pronostici. I sondaggi poi valgono quel che valgono, attenzione, a parte che ci danno in vita e in buona salute, ma non è questo il tema. Il tema è che tutti devono poter esprimere i propri esercizi, i diritti politici democratici, e a quel punto lì tutti devono assumersi la responsabilità di una scelta, e noi dobbiamo avere governi che realizzino dei progetti politici. Ecco perché il Movimento 5 Stelle è molto chiaro, è molto netto nelle sue proposte politiche e dice chiaramente a tutti i cittadini: noi sono questi gli impegni, per 5 anni prossimi, della prossima legislatura, ci impegneremo a realizzare questi obiettivi, costi quel che costi. Quindi non è un problema di fare delle ammucchiate, peraltro ammucchiate che stiamo vedendo con programmi diversi, coalizioni che hanno alla fine sono dei cartelli elettorali. Presidente Conte, le devo chiedere una cosa che chiedo agli ascoltatori ogni tanto quando chiamano: o di spostarsi un pochettino o di rimanere fermo, perché la sentiamo poche balla nella comunicazione. Mi fermo. Ok, mi fermo. Stia fermo, perché altrimenti il telefono fa un po' di bizze. Quindi c'è questa ipotesi di nuove larghe intese, insomma. Io insisto su questo perché oggi i giornali ne parlano, non per altro, ma i giornali sono pieni di questo scenario. No, ma guardi, non lo escludo affatto, e anzi per questo dico: il voto al Movimento 5 Stelle che ciascun italiano darà sarà un voto per realizzare gli impegni, gli obiettivi politici che stiamo indicando, li stiamo indicando anche da tempo, per realizzare un'agenda sociale ed ecologica, la giustizia sociale, così come la stiamo indicando con le misure che stiamo indicando. E gli italiani hanno la garanzia, nel nostro caso, che noi perseguiremo questi obiettivi, costi quel che costi. Se del caso, voglio dire, pure se ci presenteranno i migliori, i peggiori, noi non declineremo da quegli obiettivi, ci assumeremo la responsabilità di guidare la trasformazione del Paese verso quegli obiettivi. Senta, oggi un altro tema di cui sono pieni i giornali naturalmente è la crisi economica, che già si vede nei suoi effetti a causa soprattutto dell'esplosione del prezzo del gas, che è quotato ieri sera sopra i $300 alla borsa di Amsterdam. Che cosa si deve fare in concreto per aiutare le imprese e le famiglie? Guardi, io da marzo, quando ho incontrato il Premier Draghi, e c'è stato anche uno scontro per quanto riguarda l'ipotesi del riarmo, no? Della corsa al riarmo, sono stato molto netto e chiaro: non possiamo dedicare una risorsa, allora l'ipotesi era di mettere sul tavolo degli investimenti militari, delle spese militari, all'incirca 10-15 miliardi, non possiamo sprecare una sola risorsa da destinare invece a famiglie e al sostegno delle imprese, perché era già chiara la crisi. Avevamo già un'inflazione galoppante, una perdita del potere d'acquisto dei lavoratori, dell'aceto medio, e da lì abbiamo chiesto più volte al governo di essere molto coraggioso in Europa. Abbiamo parlato per primi di un Energy Recovery Fund già da febbraio, e purtroppo abbiamo avuto risultati, se non un rinvio a ottobre, della discussione, pensi un po', rispetto invece a una soluzione da trovare immediatamente. Quindi chiedere in Europa nuove risorse, come si è fatto per la pandemia. Ma assolutamente, guardi, la cosa che ha portato in mano un nuovo programma SURE, che assolutamente permetterebbe di finanziare ovviamente tutte le imprese in difficoltà e tutto il tessuto produttivo che in questo momento è in difficoltà. Ma a parte questo, anche sul piano interno, abbiamo chiesto a Draghi innanzitutto di essere ancora più coraggioso ed efficace con le misure degli extra profitti. A tutt'oggi il governo non è riuscito a
a tirar fuori una norma efficace per recuperare queste risorse. Le abbiamo chiesto peraltro di estendere la misura degli extra profitti non solo alle imprese del campo energetico, ma anche quelle nel campo farmaceutico, nel campo assicurativo, che durante gli anni della pandemia hanno accurato margini ovviamente di profitto assolutamente speculativi, non giustificati a logica di mercato. E infine gli abbiamo anche chiesto, non come slogan, non perché dovevamo fare essere belli della popolazione, ma come strumento concreto di valutare. Attenzione Presidente Conte, le devo sempre chiedere di stare attento col telefono perché abbiamo qualche problema sulla linea, immagino che i muri siano molto spessi. Se c'è una finestra, guardi, è la cosa ideale. Quindi... Allora aspetti, mi sposto alla finestra. Sarò alla finestra per voi. Non tutti sanno che quei palazzi a Roma hanno le mura molto spesse. Dove si trova in questo momento? Se ce lo può dire, naturalmente, se non è una cosa di privacy che non le posso chiedere. No, sono qui nel mio studio privato e stavo già lavorando. Ok, va bene. Quindi si tratta... alle misure molto spesse, sono qui vicino alla finestra. Si tratta di tassare le imprese, quindi? E sugli extra profitti di ricavare una norma molto più efficace ovviamente e ovviamente di applicarla e se nel caso di estendere anche alle aziende non solo quelle nel campo dell'energia ma farmaceutiche, assicurative che durante gli anni della pandemia hanno accumulato profitti speculativi, ma poi gli abbiamo chiesto anche, ripeto, non come uno slogan per farci belli con i cittadini, di valutare concretamente anche una variazione di bilancio. Io ne ho fatte 5 di variazioni di bilancio, quando eravamo nella massima difficoltà, nel momento più duro della pandemia, 130 miliardi di sostegno alle imprese e alle famiglie, ho lasciato uno spread sotto quota 100. Da allora non c'è stata nessuna variazione di bilancio. Ora è chiaro che la variazione di bilancio va fatta con prudenza, però è chiaro che se non si riescono a generare risorse, e lo vedevamo già, che cresceva, e 300... I 300 euro non ci sorprendono perché erano già scritti, l'abbiamo detto già, l'abbiamo già denunciato prima dell'estate e quindi oggi ci troviamo in una situazione di difficoltà anche perché siamo entrati in uno stallo, atteggiamento troppo prudente da mesi. Senta, torniamo alla politica politicata. Perché avete rotto l'alleanza col PD in Sicilia? Lì con la candidata Chinnici magari qualche possibilità ce l'avreste avuta? Ma guardi, francamente il comportamento dei vertici del PD ormai sono quasi costretto a rinunciare, a comprenderlo, a rincorrerlo, perché il vertice del PD obiettivamente io Letta non l'ho capito più da quando diciamo c'è stato, il momento in cui abbiamo presentato la nostra agenda sociale al governo Draghi, abbiamo visto un PD molto timido, quando invece in passato il PD ha sposato nel Conte 2 una prospettiva seria di trasformazione della società. Invece è arrivato Draghi, si è predisposto ovviamente a una fedeltà a Draghi. Letta l'ha detto più volte, anziché di fedele agli italiani, ha parlato più volte di una fedeltà a Draghi, a una persona. Che va bene, però in Sicilia potevate vincere, adesso va bene la politica nazionale, però... Ma non è stata una rappresaglia, una ritorsione. È chiaro che da allora si è innescato, da quando c'è stata... il tentativo poi del PD, un tentativo molto scorretto, di additare la responsabilità della crisi al Movimento 5 Stelle, quindi tacendo le proprie responsabilità sull'inceneritore, sul fatto di aver adesso incoronato Di Maio come partner affidabile, sul fatto di aver trascurato che Draghi stesso se ne è voluto andare via discorrendo, da allora è stato un crescendo di atteggiamenti irresponsabili e incomprensibili e scorretti nei nostri confronti. Da ultimo abbiamo assistito a un balletto incomprensibile. In Sicilia si stava lavorando sui contenuti con qualche successo perché lei sa che se noi sottoscriviamo un accordo sui contenuti, i valori, i principi, gli obiettivi politici non transigiamo. Però c'era una lista di impresentabili. Hanno costretto la Chinnici pubblicamente a chiedere di non inserire queste figure qui. Con tutto il rispetto, sono persone che meritano
processi ingiusti, eccetera. Però è chiaro che c'era una Tutti chiara meritano inopinatezza. processi giusti, ci mancherebbe altro che qualcuno meritasse processi non giusti, No, Presidente. il processo giusto è la formula costituzionale per dire un processo, diciamo, in tempi giusti, in tempi stretti, con tutte le garanzie, eccetera. E allora, detto questo, però, c'è una chiara inopportunità politica. Il risultato è stato che non hanno risposto neppure alla Chinnici, mettendo in imbarazzo lei e mettendo in imbarazzo noi. Siamo arrivati a ridosso della presentazione delle liste, a quel punto lì abbiamo deciso di andare da soli, perché noi, rispetto ai siciliani, se prendiamo un impegno, lo facciamo con un'asticella molto alta. Al di sotto di quell'asticella non scendiamo. Guardi, è successo anche alle amministrative, non dobbiamo meravigliarci. In molti territori, in molti comuni, l'accordo col PD non l'abbiamo fatto perché l'asticella che ci era proposta era bassa sul piano della legalità. Sul piano ovviamente dell'etica pubblica, sul piano degli obiettivi ambiziosi politici che noi vogliamo perseguire. Senta, sta descrivendo un Movimento 5 Stelle in campagna elettorale che cerca di ritornare un po' alle origini, ma molti ascoltatori che vi seguono con interesse si chiedono qui da noi, no? Abbiamo un pubblico variegato, attento ai temi della sinistra, ma il 5 Stelle è di sinistra o è ancora di sinistra? Perché voi nella legislatura uscente, in cui lei poi è diventato famoso, perché prima non la conoscevamo politicamente, avete fatto Certo. il governo con la Lega, con i decreti sicurezza, poi il governo col centro-sinistra, poi il governo con tutti dentro, con Draghi, che adesso criticate in maniera molto radicale. Che cos'è il Movimento 5 Stelle oggi? Che cosa sarà domani? Lei parla di ritorno alle origini. Beh, questo non è possibile, perché alle origini si è sviluppata una protesta nel paese, il Movimento 5 Stelle è stato a capo di questa protesta, poi si è sviluppato un movimento politico. Adesso abbiamo un movimento politico strutturato che si è dato col nuovo corso una precisa identità politica. Noi abbiamo una carta dei valori, dei principi, dove tutto il nostro orizzonte ideale, culturale, tutta la nostra cultura politica l'abbiamo scritta lì. Quindi un ritorno alle origini non è possibile perché siamo in fase evolutiva. Oggi, per esempio, prestiamo molta più attenzione rispetto al passato, alle competenze. Abbiamo creato una scuola di formazione, abbiamo figure di particolare competenze anche della società civile che abbiamo inserito nelle liste e saranno protagonisti con noi di questa campagna elettorale. Quindi un ritorno all'origine non è possibile. Oggi abbiamo un movimento molto più consapevole, maturo della sua forza politica, dei suoi valori, dei suoi principi, anche che ha individuato molto più chiaramente gli obiettivi di trasformazione della società. Ma un elettore di Oggi, se sinistra può dire lo voto perché quello è un movimento di sinistra? un elettore di sinistra vuole realizzare gli obiettivi di una forza progressista, credo che sia addirittura costretto a votare il Movimento 5 Stelle rispetto all'offerta corrente. Non è che mi ha risposto proprio esattamente come. Sì, assolutamente sì, assolutamente sì. Credo che siamo la forza più progressista. Come glielo devo dire? Ma è evidente. Ma scusi, ma vede le nostre battaglie che stiamo facendo sul salario minimo? Ha visto le nostre battaglie? Ma salario minimo vero, attenzione, parliamo di 9 euro lordi l'ora, Però non coi bisogna sindacati non scendere. avete avuto un buon rapporto, non sempre un buon rapporto in No, questo. guardi, con i sindacati ci intendiamo perché noi non vediamo la contrattazione collettiva è fondamentale, non vogliamo, come dire, esiliare il ruolo dei sindacati. Però è chiaro che quando si parla di salario minimo non dobbiamo girarci intorno. Il lavoratore che prende 3-4 euro lordi l'ora, quella soglia deve essere portata a 9, è la soglia della dignità costituzionale del lavoro. Quando parliamo di precariato, non significa che dobbiamo trovare la formula per riprodurre questi contratti di una giornata, di 30 giorni e per impedire alle persone progetti di vita personale e professionale. Significa che dobbiamo incentivare il lavoro a tempo indeterminato per le donne e le donne dobbiamo assicurare una vera parità, non dire la finzione della parità salariale, che peraltro non esiste. La donna ha un problema, a differenza dell'uomo, che spesso è costretta a rinunciare alla prospettiva lavorativa per i figli. Ah, vogliamo mettere le donne in condizione di superare questo dilemma? Dignità. Allora, congedo paternità. Lo stesso concetto di paternità di maternità lo diamo anche agli uomini. È La stessa così che noi durata? La stessa durata? Senta, dobbiamo arrivare alla stessa durata assolutamente per una vera parità. abbiamo un minuto soltanto, Giuseppe Conte. Allora, un tema, il lavoro è naturalmente fondamentale. Una proposta è congedo di paternità uguale a quello di
maternità, mi parlava di lotta al precariato. Mi dica in un minuto come si interviene per lottare contro il precariato. Ma guardi, si interviene innanzitutto con vari strumenti. Adesso a settembre scadrà la sospensione del decreto dignità, quindi è importantissimo, qui tutti tacciono, ci dovete dire, alle altre forze politiche devono dirci che cosa vogliono fare di quel decreto dignità. Noi dobbiamo ovviamente riattivarlo, rivediamo insieme le causali che giustifica un contratto a tempo determinato, ma deve essere tipizzato, non deve essere un precariato indistinto offerto a tutti, e soprattutto dobbiamo incentivare i contratti a tempo indeterminato. Guardi che quella misura decontribuzione sud, ma direi più in generale con tutte le misure che noi abbiamo fatto, abbiamo offerto prospettive di lavoro a giovani donne soprattutto per 1.800.000 lavoratori. Queste sono le proposte del passato, le cose fatte nel passato, ma per il futuro come si fa a incentivare il lavoro a tempo indeterminato? Con le agevolazioni fiscali. Con le agevolazioni, rendendo più conveniente per un datore di lavoro assumere e stipulare un contratto di lavoro a tempo indeterminato rispetto al contratto a tempo determinato. È ovvio, le stavo dicendo questo. Le agevolazioni fiscali, le contribuzioni sud, è stata una grande misura che ha portato oltre 600.000 di nuove assunzioni a tempo indeterminato, perché per i lavoratori e per i datori di lavoro del sud, gli imprenditori, è stato conveniente assumere a tempo indeterminato piuttosto che a tempo determinato. Grazie Giuseppe Conte per essere stato con noi, capo politico del Movimento 5 Stelle. Una buona giornata e una buona campagna elettorale, che è complicata. Una buona giornata a tutti. Arrivederci. Questo è ciò in cui crediamo. Questo è ciò che siamo.